Nell'era degli smartphone, delle fototrappole e delle GoPro, non è raro incappare in video bizzarri o misteriosi sui social network. Tra questi ce ne sono alcuni che si distinguono dalla massa per la loro natura terrificante o confusionaria, che costringe gli utenti del web a rivederli volta dopo volta per comprendere appieno quello che sta succedendo sullo schermo. Oggi vi parleremo proprio di questi filmati. I primi 11 vi lasceranno perplessi, ma l'ultimo vi farà gelare il sangue nelle vene. Proprio come al suo autore, che lo ha realizzato durante quella che doveva essere una rilassante nuotata in un lago. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per scoprire di cosa stiamo parlando. Numero 12. Oxford Road. La Oxford Road in Ohio è una strada priva di illuminazione. Gli automobilisti devono tenere gli occhi ben aperti quando la attraversano. E uno di loro si è ritrovato suo malgrado ad assistere ad una scena inquietante. Come se non bastasse, una leggenda narra della presenza di una moto fantasma lungo la strada, che sembra sia appartenuta ad un uomo venuto a mancare in un incidente. Il poveretto stava andando dalla sua fidanzata per chiederle di sposarlo, quando si sarebbe schiantato contro una recinzione in filo spinato. Secondo la leggenda, accendere gli abbaglianti tre volte di seguito lo farebbe apparire ancora in sella alla sua moto, diretto verso la sua amata, ormai irraggiungibile. Questo automobilista ha deciso di sfidare la sorte compiendo il rituale ed è stato abbagliato da una luce rossa apparsa all'improvviso. Finora non è stato il primo e non sarà certo l'ultimo. Numero 11. Orso nel bosco. Quest'uomo si sta godendo una rilassante pedalata nella foresta con la sua GoPro quando all'improvviso un orso sbuca tra gli alberi e si lancia contro di lui. L'animale mostra fin da subito un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e continua ad inseguire il povero ciclista fino a quando non viene spaventato dagli spari dei fucili dei cacciatori nelle vicinanze. Possiamo solo immaginare la paura che deve aver provato l'autore del filmato, ma siamo sicuri che pedalando abbia infranto qualsiasi record di velocità in bicicletta. Numero 10. Pianta danzante. Come reagireste se vi ritrovaste a guardare una pianta che danza nella foresta? Vi unireste a lei o scappereste a gambe levate? Questa coppia della Carolina del Sud si è imbattuta nell'arbusto ballerino nel 2013, durante una passeggiata nel bosco che doveva essere romantica, e invece è diventata terrificante. Quando si sono accorti che la pianta oscillava in assenza di vento tra la vegetazione immobile, i due ragazzi hanno ripreso la scena con i telefonini e l'hanno condivisa sui social per mostrare quella stranezza al mondo intero. Secondo il Dipartimento di Botanica, la pianta non era stata posseduta temporaneamente da un demone appassionato di danza, ma stava semplicemente reagendo ad una folata di vento talmente lieve da risultare impercettibile agli umani. Rimane la questione delle altre piante immobili nelle vicinanze, ma gli esperti non hanno ancora offerto spiegazioni al riguardo. Forse non erano poi così esperti come sostenevano. Numero 9. Fantasma in ufficio. Nel 2012 il video del fantasma di Manchester è diventato famoso in tutto il mondo. Le telecamere di sorveglianza di Castlefield House sulla Liverpool Road hanno ripreso una scena terrificante che ha spaventato i dipendenti dell'ufficio, ormai consapevoli della presenza di uno spirito che si nasconde tra le loro scrivanie. Le telecamere hanno ripreso la stanza durante la notte. Inizialmente statico e deserto, l'ufficio prende vita con schedari che si aprono e si chiudono da soli, cartelline e fogli che volano, e persino sedie che si trascinano da un lato all'altro della stanza. Le luci sfarfallano per tutto il tempo, tuttavia senza rivelare alcuna presenza umana. L'unica alternativa rimane quindi una presenza non umana, ma è una possibilità che non tutti vogliono prendere in considerazione. Numero 8. Faccia a faccia con lo squalo. Manly Jump Rock è una delle destinazioni preferite tra gli abitanti di Sydney. Si tratta di una zona rocciosa composta da tre piattaforme di altezza diversa che permettono ai bagnanti di scendere in acqua. Un sub ha deciso di filmare la sua immersione con una GoPro, ma oltre alle acque cristalline dell'oceano, ha inquadrato un ospite indesiderato che non avrebbe mai voluto incontrare. Uno squalo bianco gigantesco, diretto proprio verso di lui. Fortunatamente per il sub, lo squalo ha continuato a nuotare abbastanza lentamente per permettergli di uscire dall'acqua e mettersi in salvo. Questo sì che è un incontro ravvicinato. Numero 7. Anaconda nel fiume. Lo squalo non è l'unica creatura marina che nessuno vorrebbe mai incontrare durante una nuotata. Questo sub stava esplorando il fiume Formosa, in Brasile, quando si è sentito sfiorare alle spalle. Dietro di lui c'era un'anaconda gigantesco, che nuotava serenamente,
Una persona comune sarebbe rimasta paralizzata di fronte al serpente, ma lui ha pensato bene di riprendere la scena con una videocamera. L'anaconda era lungo quasi 7 metri e avrebbe potuto inghiottire il sub in un sol boccone. Ma per sua fortuna i serpenti non sono voraci come i coccodrilli e solitamente non attaccano mentre nuotano. Il filmato è diventato subito virale e molti hanno lodato il coraggio del sub che ha realizzato un video sensazionale. L'anaconda è uno dei predatori più pericolosi dell'Amazzonia, ma è anche una creatura molto sfuggente e difficile da immortalare così da vicino. Numero 6. Squalo fantasma. Le profondità dell'oceano pullulano di creature spaventose e al tempo stesso affascinanti. In questo video girato dai sub dell'Istituto di Ricerca dell'Acquario di Monterey Bay si può scorgere per la prima volta nella storia una creatura conosciuta come chimera. Famosa anche con il nome di squalo fantasma, la chimera è un pesce abissale dall'aspetto demoniaco che si troverebbe perfettamente a suo agio sul set di un film dell'orrore. Era la prima volta che degli scienziati riuscivano a immortalarne una nel suo habitat naturale. E nonostante la paura, sono tornati a casa con la consapevolezza di aver fatto una scoperta fondamentale per l'intera comunità scientifica. Numero 5. Bosco di Aokigahara. Le scene inquietanti non si limitano alle apparizioni dei fantasmi nell'angolo dell'obiettivo di una videocamera. Per gelare il sangue nelle vene di un viandante basta infatti una semplice sensazione, quella di essere seguiti. In pericolo o semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il bosco di Aokigahara, in Giappone, è un luogo spaventoso, avvolto da un'atmosfera raccapricciante. Il motivo della sua reputazione negativa affonda le radici nel gran numero di suicidi che si sono verificati nei confini della foresta. Il bosco si trova ai piedi del famoso Monte Fuji ed è una meta prediletta dei cacciatori di fantasmi e gli investigatori del paranormale, in quanto ritrovo perfetto per spiriti e demoni in cerca di un luogo da tormentare. Numero 4. Manicomio abbandonato. Se una foresta può generare tanta paura in chi la visita, non vogliamo nemmeno immaginare il terrore che ha pervaso i due ragazzi che si sono intrufolati in un vecchio manicomio abbandonato. I corridoi bui, le stanze spoglie e le nicchie misteriose basterebbero a spaventare anche i più coraggiosi, ma è stato ciò che hanno trovato alla fine della loro avventura a terrorizzare il web. Di fronte a loro, infatti, si stagliava la sagoma di una ragazza dal corpo ricoperto di sangue. Nessuno sapeva chi fosse o come fosse arrivata lì, ma considerando che si trattava di un manicomio abbandonato, non poteva che essere un fantasma. Non sappiamo dirvi se il video sia autentico o modificato d'arte, quindi lasciamo a voi l'ultima parola. Numero 3. Un puma in casa. Spiriti e fantasmi possono spaventare molte persone, ma ci saranno sempre quei pochi che negheranno la loro esistenza e di conseguenza reagiranno con sdegno alle loro apparizioni. Tuttavia, nessuno può negare l'esistenza dei puma, specialmente quando sono sdraiati in bella vista sul divano di un appartamento che hanno appena finito di mettere a soqquadro. Forse incredula o forse per pura incoscienza, la proprietaria di casa ha iniziato a filmare la scena che ha in seguito condiviso sui social network. A differenza di un fantasma, un puma non si lascia intimidire dai rituali o gli incantesimi esorcizzanti e corre sicuramente più veloce di un umano. La poveretta non aveva via di scampo, ma non poteva di certo cedere la casa al felino senza combattere. Alla fine ha avuto l'idea brillante di fare il rumore con un tamburo, spaventando l'animale e convincendolo a lasciare la sua abitazione. Numero 2. Rache. Il Rache è un personaggio immaginario, protagonista di racconti e videogiochi horror che avrebbe sembianze umanoidi e la tendenza ad appostarsi sui letti delle proprie vittime durante la notte. Molti hanno ammesso di aver avuto terribili incubi a causa sua, mentre alcuni hanno dichiarato addirittura di averlo incontrato. In questo filmato, i due ragazzi annunciano di aver intravisto un rache in un fienile abbandonato e di averlo filmato con un drone. Nelle immagini vediamo i ragazzi che si avvicinano al fienile e osservano la scena dall'alto grazie al dispositivo volante. Dentro si nota una creatura spettrale molto simile ad una mummia e vaga avanti e indietro nel fienile. All'improvviso però il mostro alza gli occhi e si accorge del drone, costringendo i ragazzi alla fuga. Secondo voi si trattava davvero di un rache o di uno scherzo ben congegnato? Numero 1. Sul fondo del lago. Max Werechna, canadese di 13 anni, si è immerso nel lago Griffin con la sua GoPro alla ricerca di animali acquatici interessanti, ma è tornato a galla con molto di più. Lo studente della British Columbia si è imbattuto in un'auto sommersa sul fondo del lago e ha subito allertato le autorità,
Dei sommozzatori sono accorsi sulla scena e si sono fatti guidare dal tredicenne, nel punto in cui si trovava l'automobile. Lì la squadra ha fatto una scoperta desolante. Tra le macerie era incastrato il corpo di Janet Ferris, di 69 anni, scomparsa nel 1992 durante un viaggio in solitaria ad Alberta. Le indagini hanno rivelato che potrebbe essere finita fuori strada precipitando nel lago. Dopo tanti anni, finalmente la sua famiglia può seppellirla con dignità e ritrovare la pace. Tutto grazie ad un tredicenne con la passione per le immersioni. Voi avreste mai avuto il coraggio di immergervi in un lago da soli? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.